sulla panchina del Karnak, Renato Maggio, confabula con il direttore di gara e con la panchina, è pronto un calciatore del Karnak. Attenzione dietro per evitare problemi. Quello è piazza di Peri. Non trova lo spazio la Cremassi, preferisce allora appoggiare su Morgana, lo scambio con Spina, ancora Spina, l'opposizione e poi Morgana ancora con il pallone, messo in fallo laterale al numero 3, Prima Pane, classe 99, quindi in difesa. Metà campo della squadra di Piazza, scusate, Piazza, ancora la Cremassi, il tiro, la palla del numero che fa di pallone che si è alzato di punto con Ilardi, qualche passo avanti rispetto alla linea tosta, nella prima opportunità. Nella propria metà campo, manovra adesso nella prospettiva, quindi la metà campo.
il giocatore del Cameranza si è cacciato in aria, manca che sta proseguendo con l'azione, ma effettivamente doveva continuare perché era ai 15 metri, quindi non poteva appunto fermarsi. Adesso poi il gioco fermo, l'Agra si riprenderà con il fallo laterale, mi pare. Ricca di emozioni, il gol di 1-4, l'Agras che mantiene il controllo della metà campo da campo, che è un altro giocatore, quando vuoi c'è una soluzione a bomba. Al 22esimo,
partenza di questa sfida è una gara aperta in casa e per collega
come tappato Bennardo, lo scambio, la palla ritorna all'indirizzo di Spina che si è rispettata da tempo, e ancora la difesa del Camarat che riesce a entrare, poi è sempre lì al suo posto di campo, alimenta l'azione su Nobile, cerca e trova Stefano Piazza, Nobile, la palla di ritorno, e c'è anche l'ammonizione nei confronti del giocatore del Camarat perché ha toccato intenzionalmente la palla con le mani, quindi
palla messa a terra, palla messa in mezzo, poi girata. Poi il lancio a centrare piazza, centro, Italia, il popolo si spina, il punteggio è tutto a favore del Parma, 2-0. La bocca ancora, il pallone è messo in una zona di campo dove ho trascina, però è il Kamarac che preferisce il pallone laterale con Piazza per la bocca. Classico te caldo per i 22 in campo, recupera il pallone, lo butta subito su piedi di nuovo, lancio oltre la metà campo, con il campo sulla ancora, ancora il gioco e poi la cella, finalmente in campo.
piazza. Autore della rete.
gridato di testa il controllo e il rinvio della difesa con l'Agregas in possesso di palla, gioca nella tre quarti del Camarat, ma adesso sono i giocatori di casa a fare buona guardia e non lasciarsi sorprendere. Allora portare con le mani subito ancora spinta in aria, viene fermato, si allunga la palla il centro dell'Agregas, quindi Ilardi Yeah.
subito subito su Nobile, il controllo di piede di Nobile, poi Kutaia, l'indirizzo di testa, il metà campo dell'Agnes, l'Agnes appunto palla al piede, accettare ancora Bellino. Ancora
Kamarat respira la difesa, Kamarat è con pressione dai primi minuti al primo quarto d'ora, aggrega Kamarat con il palla di solo con la palla che va lontana la porta di Cinevento.
aspetto tattico, ma soprattutto per via del doppio vantaggio. Mi dicono che il Ribera conduce 3-0 sul Castellammare, quindi vola adesso la capolista Crispina che allunga sull'Acaras, mentre se verrà mantenuto questo piccolo sostante il Camera si porta al secondo posto al terzo anno. Yeah.
Riccardo, l'assistente ha segnalato il fallo laterale, ha segnato la camera, di piazza. Thank you.
Luca Magnotto, Mato, come sempre, dai difensori, direzione per l'intervento di titolare su Italia.